Si teme una vera e propria psicosi in tutta la città dopo il tragico incidente di via Nillo Falcone nel quartiere Vomero, dove è persa la vita la 44enne Cristina Alongi. In molti quartieri di Napoli sono state autorizzate potature ad alberi che sembravano a rischio, come quelli in via Terracina a Fuorigrotta o sempre lungo le strade del Vomero. Tommaso Sodano, vice sindaco di Napoli, afferma che ogni giorno si registrano decine di segnalazioni, ma ribadisce la sua attenzione al problema. Io sono molto attento a questa preoccupazione che è diffusa, anzi facciamo un appello anche ai cittadini, alle nostre stesse strutture, alle municipalità, alle scuole, ai cimiteri, che segnalano un numero elevatissimo di alberi a rischio crollo. Noi abbiamo messo a disposizione di ogni municipalità un tecnico agrario, un agronomo, per verificare innanzitutto a livello di municipalità se c'è veramente un rischio, perché se, come è accaduto, noi abbiamo ad oggi circa 1000 segnalazioni, diventa difficile immaginare di intervenire rapidamente su tutti e 1000 gli alberi. Quindi la cosa importante da fare è di affidarsi ai tecnici della municipalità, ai tecnici dell'ufficio parchi e giardini, fare le verifiche e intervenire solo dove è strettamente necessario, perché non possiamo neanche immaginare che per un eccesso di preoccupazione o di allarme o anche di psicosi che potrebbe ingenerarsi, noi non autorizzeremo, non abbatteremo alberi che sono sani. Questo vogliamo tranquillizzare e su questo però chiediamo la collaborazione per non creare degli allarmi ingiustificati. Noi dall'inizio dell'anno fino al maggio avevamo abbattuto una cinquantina di alberi che erano pericolosi, una ventina solo in villa comunale, quindi voglio dire il servizio parchi e giardini è sempre attenti. Poi è chiaro che in natura e con gli alberi c'è sempre un rischio sull'imprevedibilità o su fenomeni che sono sottovalutati. Questo però, ripeto, insomma, sulla tragedia di Nello Falcone c'è un'indagine in corso, non è il caso di dire nulla e non è il caso poi neanche di parlarne, perché quando una giovane vittima viene stroncata in quel modo, credo che innanzitutto meriti rispetto e anche il silenzio, e poi invece l'amministrazione, le istituzioni devono fare il loro dovere fino in fondo. Noi stiamo programmando di fare un censimento accurato di tutto il patrimonio arboreo della città di Napoli, perché questa è l'unica cosa che ci rende anche più tranquilli per il futuro. Ci sono 40.000 alberi che vanno, non sono stati mai censiti, questa è un'altra pesante eredità che abbiamo trovato. Io penso che gli alberi vanno censiti e quindi nel bilancio che andremo a approvare per me sarà indispensabile, sarà una precondizione per poter programmare seriamente interventi di manutenzione, avere il censimento degli alberi, sapere in ogni municipalità, in ogni strada, in ogni parco pubblico che tipo di alberi, di quanti anni, lo stato di ognuno, la scheda di ogni albero. Questa è la migliore garanzia per salvare, proteggere il patrimonio arboreo, ma anche per rendere i cittadini sempre più sereni e tranquilli.